Buonasera. Stasera per la tredicesima live di questa serie di condivisioni per l'espansione nella manifestazione, ho voluto portarvi qui, in questa meraviglia. Mi sposto un attimo così vedete la meraviglia di questo posto, questa panoramica. Io spero che mi si senta bene. C'è una domanda che io stessa mi pongo, che adesso faccio a te. Ogni tanto mi viene da chiedermelo quando mi fermo un po', mi adagio un po' sugli allori, aspettando che arrivi qualcosa di bello, di meraviglioso, di diverso. Quando magari è da un po' di tempo che le cose non cambiano e io tendo ad annoiarmi quando le cose rimangono le stesse, quando rimango nello stesso punto, nella stessa condizione. E la domanda è: cosa ti impedisce di manifestare qualcosa di più grande? Cosa ti impedisce di manifestare il tuo sogno, il tuo desiderio, di aspirare a qualcosa di più grande? E la risposta è: nessun altro all'infuori di te. Nessuno all'infuori di te può impedirti, può ostacolarti nel manifestare la vita dei tuoi sogni, nel goderti le esperienze, nel cambiare, creare qualcosa di nuovo, nel vivere esperienze nuove. Esperienze che ti permettono di espanderti, di espandere la tua visione della vita, di te stesso. Mi viene in mente, perché sono qui vicino, una curva più in giù. Quest'anno non c'è, è un vero peccato, c'era un chiosco, per 2 anni c'è stato un chiosco su una panoramica come questa, sul tramonto. E io sono qui da 3 anni, quattro, è la quarta estate che sono qui. E pensate che a amiche, amici, conoscenti che vivono qui, che sono proprio del posto, non conoscevano questo chiosco. Beh, questo chiosco, arrivi lì, ti prendi l'aperitivo, è aperto tutto il giorno, a colazione, con questo panorama, ti prendi l'aperitivo con il tramonto, con il sole che scende proprio verso il mare, quindi una meraviglia, una indescrivibile la bellezza di questa esperienza. Eppure non conoscevano questo posto. Questo per dire, tu puoi anche trovarti in un luogo meraviglioso, puoi anche avere davanti agli occhi la meraviglia delle meraviglie, puoi
avere tutte le opportunità che ti si presentano davanti e non vederle e non accorgerti. Perché questo? Siamo talmente inquadrati nelle nostre abitudini, nella nostra vita che... Anzi, non parlo della nostra perché non mi appartiene. Ci sono molte, molte persone che vedo, che conosco, sono talmente inquadrate nella loro vita, talmente inquadrate nelle loro abitudini e magari persone anche che mi invidiano anche in senso buono, perché io magari... Io viaggio, io faccio esperienze, mi permetto di vivere esperienze straordinarie. Eppure non ci vuole chissà cosa. Basta sceglierlo, basta deciderlo, basta ascoltarsi, sentire cosa sento nel mio cuore? Cosa desidera la mia anima? Qual è l'esperienza, la prossima esperienza che voglio fare? Che cosa mi piacerebbe visitare? Cosa... Beh, il mondo è pieno di cose belle da vedere, da esplorare. E ogni volta che scegliamo di ascoltare il nostro cuore, statene certi che vi porterà a superare le vostre paure, ad attraversare sfide, oltre quegli ostacoli che voi in questo momento vi sembrano insormontabili. Basta iniziare, basta scegliere, basta volerlo, sentirlo veramente. E le porte si spalancheranno davanti a voi. Per me è stato così. Io non avevo nessuna idea di questo posto meraviglioso, intendo dire di quest'isola, ma di tanti, tanti angoli, sentieri panoramici. Però sono andata alla ricerca. Prima di tutto ho scelto di vivere al mare, di vivere a contatto con la natura selvaggia. Ero ben lontana da tutto questo. Le mie risorse erano ben lontane, anche economiche, erano ben lontane da tutto questo. Però ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta perché mi sono permessa, prima di tutto, di sognare e poi mi sono permessa di rendere il mio sogno reale. Un'esperienza. Quindi mi piace ogni tanto ricordarlo che secondo la mia visione il desiderio è un seme che il divino pone nel mio cuore affinché lo trasformi nel frutto della mia esperienza. Ecco, io mi auguro che anche per te sia così. Mi auguro che anche tu scelga ogni istante di ascoltare il tuo cuore, di ascoltare dove ti porta, dove ti guida, cosa ti sussurra, le esperienze che ti chiama a fare. Perché ogni istante è sacro. La tua vita è sacra e merita. Tu sei sacro e meriti ogni di vivere nella bellezza, nella gioia, nella prosperità. Meriti le esperienze straordinarie che ti sembrano impossibili, ma scegli di crederle possibili. Perché
Sceglilo. Sceglilo ora. Bene, io adesso ti saluto, ti lascio, mi sposto, ti lascio con questa meraviglia, ti lascio godere un po' di questa bellezza e noi ci sentiamo domani. Se questa live ti è piaciuta, se ti ha ispirato, condividila, commenta se c'è qualcosa che ti ha colpito. E anzi, da oggi, se hai ascoltato questa diretta o anche il replay, da qui al 21, quindi per tutte le live fino al 21 luglio, se ogni giorno ascolterai le mie dirette e mi taggerai con una parola. Mi tagghi e aggiungi una parola di quelle tra quelle che più ti hanno colpito, una parola che io ho pronunciato durante la live. Ecco, alla fine dei 21 giorni c'è una sorpresa per te. A presto.